Si terrà domenica prossima 11 marzo la quarta edizione della gara podistica Corri per l'Ambiente che coniuga sport e solidarietà. Di corsa lungo un percorso di 10 km che attraversa il centro cittadino ci saranno quest'anno circa 900 atleti. Si partirà da via Pignatelli al campo Albricci per proseguire a Piazza Nazionale attraversando Piazza Garibaldi, Corso Umberto, via Monte Oliveto e su passando per via Foria fino a Piazza Carlo III. Mettiamo insieme non soltanto la gara insomma come manifestazione sportiva ma un messaggio importante nel mese della donna, nel mese della parità, insomma nel mese dove insomma dovremmo essere tutti più attenti alla tematica, ma non soltanto a marzo. Questo messaggio di sport parte attraverso questa gara insomma straordinaria. Si tiene, come dire, come ogni anno, ormai siamo alla ennesima edizione, è molto bella. Quest'anno c'è la variante insomma del percorso all'interno del sito UNESCO, insomma è veramente una cosa che è fatta con grande passione, quindi gli organizzatori sono sempre attenti insomma a tenere una manifestazione in un luogo non facile, perché noi siamo abituati ad avere insomma le gare podistiche nei luoghi vicino al mare, insomma, che hanno altri percorsi. Questo insomma è il centro storico ed è bello anche questo messaggio. La manifestazione, che ha come testimonial Patrizio Oliva, quest'anno si pone contro la violenza sulle donne e vedrà devoluto parte dell'incasso al parrucchiere di Largo Eceomo che ha denunciato il racket, Salvatore Castelluccio. Il messaggio è un messaggio particolare, contro la violenza sulle donne, quindi tutti gli atleti correranno con un fiocchetto rosso proprio a testimonia di questa cosa che in effetti purtroppo è all'ordine del giorno, quindi cercheremo di lasciare con la corsa e con lo sport un messaggio abbastanza forte.